bandiere. Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. E ormai siamo arrivati alla 12ª giornata di LEC. Bentornati, bentornati in nostra compagnia. Un piacere accompagnarvi in quelle che sono le gesta del campionato europeo. Bentornati su PG Esports. Bentornati in questa Europa. Un'Europa che finalmente sta iniziando a prendere un piede un po' più aggressivo sul meta di League of Legends. E un'Europa che si sta muovendo in questa 12.3 che oggi abbiamo avuto modo anche di iniziare a vedere, oggi, questa settimana in generale, anche nelle altre regioni maggiori, una Europa che in questo momento deve ancora darsi un'identità e comunque, come buona educazione in Europa, molto probabilmente punterà a farlo durante i playoff più che durante la stagione regolare. Poco ma sicuro, vediamo sempre una crescita durante quel periodo, perché le best of five danno l'occasione di dare più risposte chiare ai team avversari che vanno ad affrontare e quindi decidi non sul momento, ok, preparo questa draft perché contro questo team è forte la seguente draft. Preparo una serie di draft dalla quale posso selezionare dipendentemente dallo stato della Champions Series. Parliamo un attimo di che cosa ci siamo lasciati alle spalle nella scorsa settimana. Intanto abbiamo visto ancora un grosso potere da parte di Zeri. Zeri, sono arrivati dei nerf durante la 12.3, ma sono dei piccoli nerf che non vanno a togliere veramente potere allo stato di forza di un campione che, a detta di tutti i pro player, è attualmente il campione più forte del gioco. Ancora top ban per il campione, ma l'Europa sta iniziando, per quanto riguarda almeno il ruolo dei tiratori, a esplorare molto di più Aphelios, cosa che personalmente mi rende molto felice. Abbiamo opzioni da scaling, dalla corsia centrale, che va a scalzare in maniera molto prepotente Corki nel ruolo di chi deve giocare la mappa e come la deve giocare. E l'altro giorno è successa una cosa in LCK in Corea che mi ha lasciato un pochettino stranito. Perché stavano giocando i Live Sandbox, adesso non ricordo neanche contro che team. Okay. Il punto chiave qual è? Serie al meglio delle tre, in LCK, per chi non lo sapesse, non si gioca in partita secca, ma in serie al meglio delle tre anche durante la stagione regolare. Prima partita vincono i Live Sandbox, okay. Seconda partita i loro avversari lockano Corki in questa patch, in questa 12.3, e personalmente ritengo che, nonostante l'aver rimosso la disponibilità del suo package, del suo pacco durante gli obiettivi maggiori, hanno buffato l'Idra Famelica, hanno buffato la Malmortius, hanno buffato la Danza della Morte. Corki esce, secondo me, sull'identità di base potenziato da questa patch. Però comunque viene ignorato, al suo posto arriva Ryze, tank Ryze spesso e volentieri si manifesta in corsia centrale. Prendono Corki, game 2. Il team che ha perso il primo game prende Corki, game 2. Dici, ok, stanno provando. Corki procede a chiudere la partita 11-0-6 con un DPM di 1156 e il 60% del damage share del team. Sobrio parte 2. Game 3 non viene bannato, non viene piccato e perdono di nuovo. E da lì non si è più visto Corki. E io sono quel tipo... quel blip, la classica, esatto, anomalia statistica. Esatto. Appare lì per un istante e poi scompare per sempre. Esatto, e io sono lì tipo... ok... Corki, secondo me, è ancora forte, semplicemente si cerca di stare su qualcosa in questo momento di più amalgamabile al resto delle esigenze competitive, anche perché è diventato un meta dove da un lato effettivamente Corki è stato nerfato, ma dall'altro lato si combatte molto di più. Quello che abbiamo visto, appunto, è un'Europa più aggressiva, partite magari non più veloci per questo motivo, ma molto più dinamiche. Quello assolutamente, perché ci sono molte più rotazioni sulla mappa, c'è un controllo delle corsie volto poi a creare delle manovre macroscopiche, che sia per creare un tower diving top lane o bot lane, per andare a prendere magari un messaggero in fretta e furia. Vediamo tutti i team adattarsi molto in fretta, non è che ci sia un grosso divario, c'è un divario nell'efficienza dell'esecuzione, perché vediamo tutti i team provare a fare queste manovre. Ovviamente i team di alta classifica le eseguono alla perfezione o quasi, e i team di bassa classifica ci provano e a volte hanno successo, altre invece vengono prontamente punite per mancata esecuzione corretta di un'azione precedente o mancata preparazione di ondate di minion e quant'altro. Sì, questa è una cosa che abbiamo visto da parte di tanti team, ma abbiamo visto anche alcuni team iniziare a recuperare su questo fronte. Abbiamo visto gli Astralis vincenti in Europa, è una cosa della quale stavamo discutendo anche con il nostro reparto regia mentre stavamo sistemando tutte le varie statistiche di questa giornata, e che effettivamente oggi arriviamo alla 12ª giornata di campionato con i Rogue che hanno una lose streak più lunga di quella degli Astralis. Io non vorrei dire niente, ma in questo momento questo è un fatto.
già due lose dalla loro nella scorsa settimana, hanno un po' da recuperare e parlavamo qualche settimana precedente, wow, i Rogue sono a 3 punti di vantaggio sui G2 e i Fnatic, come faranno a recuperarli? E adesso così, c'è un singolo, così. Un singolo punto di vantaggio. Misfits Gaming sempre all'inseguimento, proprio alle calcagne dei Fnatic e G2 Excel, che cominciano finalmente a rimettersi un po' in piedi e dimostrano un livello di gioco ben più alto di delle settimane precedenti. Vitality anche loro, e il problema è che guardare questa classifica di Vitality sembrano, oh wow, è un team mediocre. I Vitality hanno quelle tre lose iniziali che li hanno demoliti totalmente. Già. E che li terranno sempre a questo centro classifica, ma non sono messi così male, come non lo sono nemmeno i Mad Lions. Il punto è che, staccandoci da quello che è un fondo classifica in questo momento abbastanza cementato, che deve ancora dimostrare tanto al di là della vittoria degli Astralis ai danni dei Rogue, oggi vedremo molti di questi scontri andarsi a risolvere in maniera molto più collaterale che diretta, perché i G2 che stanno inseguendo quei Rogue vanno ad affrontare gli SK Gaming, i Fnatic che stanno inseguendo quei Rogue vanno ad affrontare gli Astralis, quindi due lotte che arrivano tra la parte alta e la parte bassa della classifica, mentre i Rogue dovranno difendersi contro dei Mad Lions che, come hai detto tu, è vero, non sono neanche loro così in alto, ma sono ancora in lotta per la zona playoff. Paradossalmente uno dei match più incerti ed emozionanti sulla carta di oggi è Misfits XL, e non mi sarei aspettato di pronunciare queste parole fino a un po' di tempo fa. Già, perché vedere in primis i Misfits non cadere nella loro classica maledizione, la seconda metà dello split, che li vedeva solitamente crollare e un po' decadere su quelle che sono le loro meccaniche e le loro strategie, a questo giro non è successo, uno. E due, dall'altro lato, gli XL hanno dimostrato una solidità incredibile nella crescita, lenta ma costante. La cosa che mi sorprende è che i Misfits hanno evitato il collasso con una formazione meno d'esperienza delle precedenti formazioni che sono arrivate al collasso. Non è cambiato neanche il coaching staff, quindi evidentemente qualche chimica deve essere riuscita a cliccare all'interno di questa squadra, e finalmente hanno una formazione della quale possono essere soddisfatti, anche perché è una formazione che richiede meno risorse per funzionare, quindi puoi giocare meglio attorno a quello che è stato storicamente il tuo star player, quel vizio della corsia centrale. Forse è proprio per quello, perché non ci sono dei giocatori veterani a dare quello che è la loro visione, il loro ritmo di partita, e a imprimerla, e non dico a forzarla, ma quasi a decantarla come l'unico modo, il modo, sai, come quando passano le generazioni, che sia nella vita reale delle persone o di giocatori all'interno di un gioco, tu nasci e cresci con un'idea, la tua idea però prima o poi diventa vecchia. Quando non è un paese veterano per vecchi, edizione Misfits, insomma. Sì, esattamente. Arriverà un momento in cui i giocatori più giovani hanno idee più chiare, più moderne di come si interpreta il gioco, e ovviamente può essere ripulita. Ci sono i coaching staff apposta per migliorare e rendere i giocatori straordinari, oltre a quello che già sono. Ma anche avere un roster che è più giovane a tutto tondo lo rende più aperto mentalmente. Dice, ok, perché questa cosa funziona così? C'è un modo per abusarne? C'è un modo per counterare questa strategia che utilizzano gli avversari? Secondo noi sì, proviamoci. A volte funziona, a volte non funziona. Ma è anche questo l'interesse dei giovani, sperimentare e cercare di capire come interpretare e battere quelli che li hanno anche ispirati ad arrivare fino a qui. Perché pensaci un attimo, molti dei giocatori che vediamo hanno ispirato generazioni di giocatori a partecipare e vedere giocatori competitivi e battere quei giocatori competitivi. Lo sentiamo spesso in intervista, ogni volta molti dei giocatori che arrivano dalle leghe regionali vanno a definire i loro modelli di ruolo e vanno a definire come una delle più grandi emozioni nel trovarsi in questa LEC l'idea di poter affrontare i loro modelli di ruolo e poterli eventualmente sconfiggere. Lo vedono come un obiettivo personale, li motiva. Ma se dobbiamo parlare di nuove e vecchie generazioni, in questo caso il discorso va un attimino accantonato, perché invece abbiamo dei nomi che sono dei nomi di grossa esperienza per questi Fnatic, che apriranno la giornata tornando in studio e andranno ad affrontare quelli che adesso sono degli Astralis di ritrovata temibilità, degli Astralis che sono riusciti a fare gli ammazzadei di questa LEC e ad affrontare e sconfiggere i Rogue. Dei Rogue molto fuori forma, ok, dei Rogue che hanno sperimentato però, e quindi dei Rogue che sapevano benissimo che 3 punti di stacco significava poter passare un'intera settimana a provare cose nuove, compresa quella Ari che abbiamo visto con una build un po' più fantasiosa di quanto mi sarebbe piaciuto vedere, però sì, questi Astralis hanno dimostrato che loro su questo tabellone finalmente ci sono. Ad affrontarli Fnatic però, affrontarli un team che di esperienza ne ha fatta veramente tanta e che attualmente si sta imponendo quando sulla giusta lunghezza d'onda come uno dei migliori, se non addirittura il migliore in Europa. Sai qual è secondo me la forza dei Fnatic, o almeno quello che apprezzo del roster dei Fnatic, è la non solo la flessibilità totale del team, ma il modo in cui l'esperienza sia disparata.
perché allora hai giocatori come ad esempio Upset e Illisang che sono di estrema esperienza, li vediamo da veramente tanto tempo. Poi c'è Humanoid che è giusto quel pelino più giovane, c'è Wunder che ormai è un'antichità e Razork è nella via di mezzo. E quindi vedendo così tanti punti di vista diversi, anche con esperienze di coaching diverse, riescono ad amalgamarle molto bene e trovano un gioco che è creativo nonostante la loro esperienza. Sì. È una cosa che li sta portando a funzionare, serviva un po' di tempo per trovare la formula giusta dove riuscire a far viaggiare i propri treni, riuscire a mettere giù i giusti binari, ma alla fine sta funzionando. Gli Astralis, per quanto siano riusciti ad affrontare e sconfiggere i Rogue, lo ripetiamo ancora una volta perché ha dell'incredibile questa frase, oggi avranno di fronte a loro un avversario temibile, il primo ban è a target. Sì, signori, entriamo in draft Fnatic contro Astralis e ovviamente Zeri viene bannata lato Astralis. Sono Red Side, non vogliono affrontare quel campione nelle mani di Upset. Ha già dimostrato quanto possa arrangiarsi in bot lane quando ha Zeri. Ah, mi lasci da solo, Illisang, non ti preoccupare. Parlando di Zeri, allora, parlando di Upset e Illisang, in realtà, qui non penso si parli neanche del campione. Qui si parla proprio di una combinazione di giocatori che ne abbiamo parlato in ogni salsa, è una delle migliori duo lane che abbiamo visto di recente in corsia inferiore europea. Fnatic rimuovono Ryze, quindi vogliono togliere sicurezza a Dior, che potrebbe fare affidamento tranquillamente ancora alla sua Vex. È stato assurdo perché non sono stati solo gli Astralis a trovare la loro prima vittoria, è stata Vex, è stata Zeri. Quelli sono campioni che hanno trovato tutti e due la prima vittoria insieme alla prima vittoria degli Astralis, era davvero scritto che succedesse. Fnatic, primo pick della loro, e decidono di andare su Aphelios. Abbiamo parlato del potere di quel campione, del fatto che l'Europa lo stia nuovamente esplorando, tornano su una direzione sicura. Giustamente si rendono conto, un pick neutro ci serve, andiamo per qualcosa che ci permette di scalare tranquillamente, sulla quale siamo capaci di giocare attorno. E lo stesso discorso anche per gli Astralis, Jinx e Jace sono risposte canoniche red side come primi due pick, Jinx in primis, Jace perché è un buon blind pick in top lane, è un laner neutro che può funzionare sia come lane aggressiva in cui vai a premere o come lane difensiva in cui farmi e poi puoi scalare comunque estremamente bene. Vediamo la risposta di Fnatic perché ora cominci un po' a rilevare quella che è la tua idea. L'idea, rivelare, però, in questo caso il punto è che devi avere una corsia inferiore che possa giocare comfort per i Fnatic. Quando sai di avere lo scaling su Aphelios e Viktor, intanto sai che stai giocando con i piedi incredibilmente saldi al suolo. Questo da parte di Fnatic un po' mi sorprende. Da un lato mi sarebbe piaciuto vedere un po' più osare il team dei Fnatic, sapendo però che stanno rincorrendo la parte alta alta della classifica, non possono permettersi di lasciare delle win per strada. E quindi vediamo un trittico che sia lato scelta principale sia risposta dall'altro lato è ormai lo standard. Viene skippato Lee Sin, ormai un campione che con la reitemizzazione dei Bruiser va a scambiare peggio il rapporto tra difficoltà di utilizzo e efficacia sulla mappa. Si preferisce andare per i due damaciani della Sacra Trinità e quindi giocare una giungla più standard, una giungla che si concentrerà molto sulle corsie e che non andrà a interagire direttamente tra le due metà di mappa se non attraverso le lane stesse. Penso che il trittico iniziale dei Fnatic sia anche concepito attorno al prendiamo qualcosa che ci tiene saldi a terra, come dicevi, perché è sobrio, è semplice, ma anche abbastanza flessibili sul supporto, che è una delle possibilità più potenti dei Fnatic. Illisang è un mostro con una varietà di pick estrema. E anche su Wunder. Vai a vedere dove ti stanno indirizzando. Anche ad esempio vedere il ban degli Astralis su Graves. Dici ok, quindi non vogliono lasciare una lane qui sicura in top lane, perché Graves viene solitamente selezionato come blind pick in top lane. Rimosso anche Malphite, quindi dicono ok, quindi vogliono mettere risorse in mano a White Knight, tante responsabilità su di lui. Fnatic invece intercettano bloccando la corsia inferiore, rimuovendo quella Leona e quel Nautilus. Un po' triste di non vedere la priorità su Malphite in prima rotazione, tra l'altro sapendo che dall'altro lato era stato già selezionato Jace in power trade. Interessante Jace in power trade, dobbiamo parlare anche di questa cosa, perché solitamente ad un forte primo pick il power trade vuole essere giungla più Jinx. Hanno deciso di scambiarla alla giungla e comunque i Fnatic hanno lasciato agli Astralis la priorità su Jarvan, che era la scelta più interessante, ma l'ordine di draft degli Astralis dà comunque informazioni ai Fnatic. I Fnatic stanno draftando però più per la loro, non stanno draftando contro i loro diretti avversari, stanno draftando una comp solida. Sì, solida, e cercano il più possibile di adattarsi a quello che vedono di fronte a loro, ma semplicemente vogliono rimanere saldi al suolo. La scelta è su Gnar e Rakan. Volevo, prima che selezionasse i Fnatic, anche dire, anche Gragas era una possibilità di Wunder, proprio per quello dici, Malphite non ci serve, abbiamo delle selezioni tank che possono ingaggiare direttamente. Oh mamma, Gnar però non c'è rimasto.
È veramente... Oh, mamma, oh, mamma. Faticherò un sacco a dormire stanotte. Regia Riot. Quello era uno Gnar impagliato. Regia Riot. Quello era decisamente uno Gnar impagliato. Arriva un Galio Bot per Promiscue. Abbiamo quindi una combinazione molto interessante del Galio Support per andare a contestare Rakan in fase di corsia. Un ottimo counter. E poi abbiamo il Galio Jarvan che può gestire i teamfight degli Astralis, considerando anche che Promiscue, nella singola vittoria che gli Astralis hanno portato a casa, è stato uno degli elementi chiave. Mio personale MVP, per quanto poi non abbia preso il titolo, e mi piace anche l'idea che comunque si vada a deviare dai pick standard sulla corsia inferiore dopo i ban dei due principali counter che sono Leone e Nautilus. Interessante, voglio vedere come gli Astralis riescono a eseguire questa fase di corsia. Hai una estrema priorità in bot lane, già Jinx di base ha priorità e può prendere il controllo dello stato della corsia. Con Galio il tutto è ancora più semplice, perché sei contro Aphelios e Rakan. Il loro potenziale dei push è molto basso. Vedremo, vedremo come andrà a finire. Nonostante le grafiche dietro i giocatori, non è Draven il campione loccato da Upset. Un po' me ne dispiace, perché avrei effettivamente voluto vedere un po' più di Draven. Draven, ahimè, è debole in questo momento del meta e quindi difficilmente lo vedremo sulla landa. Parlando però di che cosa gli Astralis vogliono andare a mettere giù in campo con questo Galio, ovviamente la volontà è quella di giocare teamfight, ovviamente la volontà è quella di andare a pressare con una forte wombo combo. Non hanno solo Jarvan Galio, ma sull'atterraggio di Galio possono andare ad inserire tranquillamente Vex con il suo danno e i suoi controlli ad area. Dior torna su un campione che ormai sappiamo essere la sua zona di comfort, quella è la sua Vex. È una Vex che tanto ha provato a far funzionare finché non ha funzionato, e quindi ormai hanno brute forzato la formula per il successo. Vediamo se funzionerà ancora una volta, signore e signori, perché non è una laning phase semplice quella contro Victor. La priorità viene scambiata con inizialmente con Vex in vantaggio. Victor ha bisogno della sua evoluzione del laser per prendere il controllo dello stato di corsia e magari anche andare in giro. Non mi aspetto vada troppo in giro, considerata la presenza di Jarvan. Il potenziale di roaming non è che si abbassi, semplicemente diventa più situazionale. Allora, contestualizziamo questa informazione, perché da cosa dipende la situazionalità? Quando tu stai giocando una hyperscaling bot lane mirror, e qui hai il mirror di hyperscaling bot lane, e stai giocando maghi sulla corsia centrale, maghi da controllo, il modo principale che hai per spostare quei maghi è andare ad accompagnarli col jungler. Sì. Il jungler deve proprio fisicamente andare a prendere il mid laner a scuola e riportarlo in giro per la mappa se vuoi far funzionare quel roaming, perché altrimenti si rischia che, come hai appena sottolineato, vengano facilmente intercettati in early game. Lo vedremo in partita, molto dipende dalla priorità di corsia, molto dipende da chi riuscirà a prendere visione e chi riuscirà a prendere pressione. Sì, perché signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori, così oppure avrei no. detto se iniziassimo davvero, perché awkward. E beh, il momento di goderci questa splendida schermata. Abbiamo avuto un countdown per una piccola pausa e quindi in questo molto momento non si entrerà immediatamente sulla landa. Peccato, però almeno ci dà più tempo per discutere la situazione. Perché ho voluto sottolineare questa cosa del voler accompagnare i mid laner? Perché il punto è che ormai la mid lane, quando si parla di una mid lane che vuole muoversi tanto sulla mappa, quando arriva il ban su un campione come Ryze, in prima rotazione come abbiamo visto, voler limitare la motilità di mappa è proprio uno di quegli obiettivi. Tu vuoi impedire che ci sia un campione che possa prendere facilmente priorità, e Ryze lo fa, e muoversi poi direttamente. Parlando di Ryze, volevo anche... non lo so se è un avvertimento a chi ci sta seguendo o semplicemente voler preparare psicologicamente la nostra audience. Ho paura di ma, questo. Ma è che stavamo parlando prima di Tank Ryze e perché sì. i midlaner tank siano così forti. Oggi è arrivato un altro campione, un mago dalla corsia centrale in Corea che ha effettivamente... scusami, non in Corea, in Cina, in LPL. Mm. Un mago da corsia centrale che utilizza Gero Perenne, Fulcro dei Geli e Forza della Natura, ed è Sylas. Ah. Hanno giocato Sylas tank e tra l'altro con dei risultati interessanti, quindi... Interessanti con int no, in maiuscolo? Seria, non ironicamente interessanti. Oh no, questo è molto grave. Già, e quindi secondo me in questo momento c'è un vaso di Pandora di maghi tank che potrebbero essere giocati, che per fortuna non vengono ancora esplorati nel dettaglio, però sì, c'è stato un Sylas tank e quello...
È stato inquietante da vedere, perché Silas Tank tanca veramente un sacco. Grazie alle cure, sì, è sempre stato quello uno dei problemi di bilanciamento di Silas. Potendosi curare, avere delle statistiche difensive molto alte vuol dire portarlo a uno stato di quasi mortalità se hai abbastanza ability haste. Perché prova a concentrare tutto il tuo fuoco su un Silas e poi vedi un Kingslayer che ti rigenera 400 HP. Ma un'altra cosa che facciamo spesso qui su PG Esports è dare la possibilità al nostro pubblico di immedesimarsi in quella che è la vita da pro player. Se in questo momento voi, noi, non riusciamo a entrare in partita, neanche i giocatori riescono a entrare in partita. Quindi il motivo che ha portato la pausa è che effettivamente i giocatori non stanno fisicamente entrando sulla landa degli evocatori. Non c'è nessuno su quella landa, quella è una landa che non sembra voler esistere al momento. E infatti sono tutti un po' perplessi, tipo, ma... No. Bello questo nuovo gioco dove tu scegli i campioni e poi finisce la giornata di campionato. Nel backstage c'è un rioter che sta cercando lo spiedino, così che mette la salsiccia sui server. Ah yes. Arrosto. Cottura a fuoco medio. Però sì, appena verrà risolto il problema si tornerà effettivamente sulla landa. Appena abbiamo aggiornamenti, ovviamente direttamente dalla regia Riot, aggiorneremo anche voi che ci state seguendo. Parliamo delle draft, perché abbiamo parlato tanto della corsia centrale, abbiamo parlato dei maghi tank, che spero davvero non diventino una moda, ma abbiamo parlato poco delle due corsie inferiori, specialmente abbiamo parlato poco di Galio, perché ok, è un wombo combo abilitator, ma è anche un campione che contro Rakan può fare tanto in corsia. Già, ogni tentativo di ingaggio da parte di Rakan è semplicemente un taunt che lo sta aspettando, o un pugno della giustizia, perché puoi schivare l'entrata trionfale con il pugno della giustizia e poi concatenare un controllo dietro l'altro. Tra il knock-up, la provocazione subito a seguire, e dalla tua comunque è una di carry che picchia duro, buona fortuna a sopravviverci contro. Soprattutto visto che ci sono le trappole Jinx, il pochino che va a immobilizzarlo per più e più tempo. Cosa... Scusami se rido, è che dietro c'è la grafica con Zanzara che sta utilizzando Rek'Sai. Altri spunti orribili. Oggi ho visto Rek'Sai con Artiglio del Predatore e Spaccascafo in giungla. Ah sì, ha lasciato Spaccascafo, se non sbaglio. In giungla, sì è stato particolare. Lo Spaccascafo è forte, raga. Tipo lo Spaccascafo in questo momento è probabilmente il miglior spike a due oggetti che qualsiasi bruiser possa acquistare. Hullbreaker per i più anglofoni, visto che spesso utilizziamo entrambe le terminologie. Oggetto che ormai era stato concepito e ragionato come sì, serve per split pushare. Quanti campioni possono split pushare, però? Tanti. Eh sì. Troppi. Letteralmente l'intera champion pool della top lane. E della giungla. E soprattutto si gioca bene non solo in split push, ma quando si è isolati. Quindi il rush di Hullbreaker, di Spaccascafo, per quanto non ti dia quel potere extra sulle strutture, che dici non utilizzi una parte dell'oggetto, è un oggetto molto economico ed è impossibile perdere 1v1 con Spaccascafo contro un altro oggetto X come primo oggetto. Perché le statistiche sono fatte per giocare da isolato. Punto è che i jungler giocano da isolati. Andiamo a vedere un attimo, immergiamoci invece un po' più da vicino nella partita. Vediamo quelli che sono tutti i vari setup. Un Gnar da presa all'immortale. Ok, niente di davvero particolare. Questo mi lascia un po' stranito. Specialmente perché abbiamo, intanto vabbè, Vex giustamente deve andare con il cacciatore supremo, perché la funzione di quel campione orbita attorno alla sua suprema. Però il resto è molto standard, molto molto standard tutto. Attacco sostenuto per Aphelios, quella forse è la cosa più interessante, perché avrà un potere di ingaggio frontale più diretto, avrà un front loaded damage, come lo si definisce in gergo tecnico, molto più immediato. Il che è comprensibile considerata anche la composizione degli Astralis. Sono tanti campioni che si devono esporre e vanno di all-in, non è che possono fare in e out. Vediamo quel Jarvan, quel Galio, quella Vex... Ok, puoi entrare, ma poi se ti becchi una Aphelios che ha tante risorse e ha un press di attacco, vuol dire amplificare il danno da tutte le persone che ci sono attorno. E il tuo lavoro è lanciarti in mezzo. Sì. È molto comprensibile come vogliano punire su quello. Arrivati in mid game, se i Fnatic hanno più risorse, le vinceranno ogni singolo teamfight in cui basta isolare un bersaglio o basta separare il fight correttamente. Hai Rakan oltretutto per spezzare il fight, quindi puoi distrarre e distogliere le attenzioni dalla di carry. Molto dipende anche da come si va a ciclare il proprio macro attorno alle armi di Aphelios, perché una delle
uno dei fattori principali di difficoltà è che Aphelios vuole giocare specialmente contro la draft degli Astralis in maniera molto specifica attorno alle sue armi, perché campioni come Jarvan e come Galio diventano molto deboli contro un Aphelios che ha i suoi chakram disponibili. Basta una veglia lunare messa giù con il Crescendum, inizia a staccare i tuoi chakram e sciogli un campione come Galio, Galio Support, perché Galio da supporto va a buildare tank e ha uno stipendio da supporto, di conseguenza per quanto possa buildare tank non tanca così tanto. Jarvan idem. Jarvan in questa partita ha la necessità di andare a prendere come secondo oggetto l'orgoglio di Randuin, non solo per quel rallentamento ma perché non deve soffrire questo tipo di scenari. Di conseguenza sai che quando vedi chakram disponibili, specialmente se c'è quella combinazione molto difficile da gestire di Crescendum e Infernum, tanti danni ad area, tanti danni sul corto raggio, allora non ci giochi attorno. Ma dove vuoi andare a giocare attorno? Perché poi il Severum diventa molto utile quando vuoi andare a giocare dalla distanza e cercare di giocare preparazione attorno agli obiettivi. L'idea di ciclare le armi di Aphelios per Upset in questa partita deve essere utilizzare principalmente Severum in transizione verso Gravitum, in transizione verso Crescendum, mantenendo l'altra arma stabile. Perché a quel punto tu sai che tu puoi setappare gli obiettivi con il Severum, arrivarci a full vita, avere strumenti di controllo che poi vanno a ciclare su un forte danno su bersagli che vogliono ingaggiare in faccia, perché anche Vex è un mago da gittata, ma ti si vuole lanciare addosso. Quindi i Fnatic hanno un livello di gioco un po' più difficile da un certo punto di vista, ma se giocato bene diventa più efficace invece di quella che è una Jinx che fa un po' da factotum, perché è un campione molto più neutralmente valido di Aphelios. Andiamo un po' alla top lane adesso, perché abbiamo parlato probabilmente della mid lane, adesso ci siamo dedicati un po' alla bot lane e c'è quello Gnar zitto zitto in top lane che viene selezionato penso anche per la prima volta qua in Europa nell'LEC del 2022, se non ricordo male non abbiamo mai visto prima Gnar, e vederlo in questo match tra l'altro è importante per un motivo, perché è un Gnar contro Jarvan. Jarvan crea dei muri stabili, quello è vero, e quindi nel momento in cui vai a ingaggiare stai regalando a Gnar un'occasione in più di ingaggio. L'altro Gnar che abbiamo visto l'abbiamo visto da parte di Irith e avremmo voluto non vederlo, quindi capisco bene la tua rimozione freudiana di quella partita. No, non è mai esistita. Non sì, è mai esistita. Sì, sì, è stato un game, è stato un... Raccontami questa leggenda, perché io non ci credo molto. Però Gold deficit al quindicesimo di 1330 sulla top lane, ad esempio. Okay. La leggenda di Irith con il KDA di 0,6, ad esempio. Non è stata una gran partita quello Gnar. Stavolta però è il Gnar di Wunder. E parlando di Signature Champ, parlando di campioni firma, se abbiamo dall'altro lato la Vex di Dior, il Gnar di Wunder è un'altra cosa, è un campione che ha tracciato la storia di quel giocatore, è un campione che è valso al giocatore una delle sue primissime qualifiche mondiali, tra l'altro sotto Yamato come coach, quindi il Gnar di Wunder che qualifica gli Splice cocciati da Yamato Cannon direttamente per il loro primo mondiale è stata una cosa veramente particolare da vedere. E penso che contro Jace possa giocare una side lane molto forte. Di nuovo torniamo a parlare di un oggetto, dello spaccascafo. Gnar che voglia andare di Virtù della Triade, che voglia andare di Annientatore Divino, in questa patch tra l'altro grazie ai vari cambiamenti gioca bene con entrambi gli oggetti, un rush di spaccascafo in oggetto da lama incantata permette ad un campione come Gnar di essere davvero difficile da gestire. Se Jace rimane anche un po' indietro, inizia ad avere dei grattacapi assurdi, perché Jace deve chiudere un oggetto mitico da letalità, deve chiudere una lacrima, deve farla staccare, sa che per far staccare correttamente la lacrima vorrebbe chiudere il prima possibile la Muramana in modo da staccare anche con i basic, ma sa che deve chiudere anche lui lo spaccascafo. Non è il matchup dove vuoi che Jace rimanga indietro. Come si interpreta in senso macroscopico tutto questo papello che ho detto? Fossi Xin Zhao pianterei una tenda top. Sì, se vuoi mettere davvero in difficoltà gli Astralis sarebbe la cosa più sensata da fare, perché già anche Jace si troverebbe così in difficoltà a prendere l'Hullbreaker, perché non è uno degli oggetti così comodi per Jace, non perché è un campione che molti possono pensare come dominante in top lane, va a vincere la lane oppure farma tranquillo, ma in competitivo lo vediamo molto molto spesso utilizzato per la sua fase di rush prima degli obiettivi. Soprattutto con una composizione che è da all-in di violenza. Sì. Jarvan, Vex, Galio. Dici, ok, Jace arrasta dalla distanza, tira una Q potenziata, tira una seconda Q potenziata, tira una terza. O gli avversari sono stati colpiti volta su volta e quindi se ne sono andati a casa, perché dici, va bene, resettiamo, abbiamo preso la rush nei denti, colpa nostra.
Oppure ne hanno subito abbastanza, ma decidono di rimanere. E quella è l'occasione che cerchi, nella composizione degli Astralis, per ingaggiare proprio brutale, e Zanzara di brutalità ne ha veramente troppa. Troppa è la definizione perfetta, hai usato il termine giusto, perché a volte eccede in zelo nei suoi inserimenti e questo spesso l'ha punito. Intanto abbiamo un importante aggiornamento sulla situazione della partita ed è che non ci sono aggiornamenti, quindi vi aggiorneremo quando avremo degli aggiornamenti, questo è tutto per questo aggiornamento. Ma andando avanti sulla discussione riguardo questa 12.3, che allora ce lo si doveva aspettare perché era una patch veramente grossa. Ci si doveva aspettare che nel breve tempo creasse alcune aberrazioni. E volevo parlare di una delle abitudini di uno dei jungler europei, che è Zinkroff, che giocherà la terza partita di oggi nei BDS contro i Vitality. Lui sta addirittura in giungla giocando Allbreaker Gwen. Scusa, Gwen? Gwen come terzo oggetto in solo queue, lui lo gioca con lo spaccascafo. Siamo sicuri che non abbia avuto sempre dei tink in tavolo e tipo si mette a spusciare per tilt? È impazzito totalmente per ogni che dice vabbè raga fate schifo, vado a spusciare, scusatemi, ciao. E quindi sì, ne stiamo vedendo tante. Wow. Non è solo Rek'Sai, perché dici Rek'Sai? Ancora, è un bruiser. Olissino, Jarvan, ancora comprenderesti, sei tipo là un po' stretch. Zinkroff gioca Allbreaker Gwen in solo queue, quindi non so se vorrà tradurla effettivamente in solo queue, dalla solo queue al competitivo, però l'altro giorno abbiamo visto anche quella. E adesso arriverà Gwen da attacco fisico con Lama del Re in rovina per iniziare. Lama del Re in rovina è un oggetto del quale abbiamo parlato poco, ma che in realtà dopo i buff è ormai un go-to per tantissime skirmisher su League of Legends. Irelia, Viego, anche lui finalmente tornato, il Re in rovina può tornare a usare la Lama del Re in rovina? E secondo me è un oggetto che viene sottovalutato. E perché lo sto dicendo? Non abbiamo Irelia, non abbiamo Viego in questa partita. Perché secondo me Gnar potrebbe utilizzare la Lama del Re in rovina in setup molto specifici. Se tutto va male per i Fnatic, full side lane centrico, esatto, perché i Fnatic, questo va sottolineato, nonostante la loro composizione con Victor Aphelios voglia giocare fortemente, fortissimamente volle giocare team fight, potrebbe andare male l'early game e quindi potresti trovarti nella condizione di non poterli giocare a livello di risorse e cercare di utilizzare i tuoi forti strumenti di clear in assenza di Barone per stallare la partita. A quel punto side lane Gnar diventa un forte strumento di controllo della mappa e in quel caso potrebbe arrivare anche lì, secondo me, nonostante ovviamente la forma mini faccia meno danno della forma mega con quella lama del Re in rovina. La forma mega riesce ormai ad acquisire abbastanza resistenze bonus dalla semplice trasformazione da poter utilizzare qualche oggetto un po' più zelante. Sono curioso di vedere come verrà eseguito l'early game da parte di questi due team, perché ambo i lati hai delle opportunità enormi per creare dei grossi vantaggi macroscopici già dai primi minuti. E non parlo di classificazioni un po' cheesy, quelle tipo i late invade, oppure quegli invade sul jungler perché hai ottenuto informazioni precedenti su dove avrebbe iniziato, o magari dei gank a uomo, proprio tre uomini diretti in giungla, boom, lo distruggiamo e ciao, la tua giungla ora è nostra. Tre uomini e una ganka, uno dei più famosi film che raccontano la storia di questo gioco, mi commuovo sempre. Più che altro perché, se ci penso, quelli su cui è più probabile che questo succeda sono proprio i Fnatic. Oltre al fatto che Illisang, lui adora andare in roaming, andare ad aiutare in giro per la mappa, è stato... lui split pusha coi supporti, cioè se dobbiamo parlare di Illisang, parliamo di un giocatore che ha reso celebre uno stile personale di split push con Rakan e Pyke. Quando hai il Baron, semplicemente vai a potenziare un'onata di minion, la accompagni e la prepari per il tuo team perché non vuoi combattere nei successivi minuti. Ed è proprio lì il punto. Ha Rakan in mano. Ok, oh no, la fase di corsia siamo contro Gali e Jinx che ci pushano sotto torre. Oh, ok, upset, guarda, le cose stanno così. Se non vedi il mid laner ti stanno per daivare. Se vedi il mid laner, farma, sotto torre. Aggiungo una cosa a questo. Effettivamente questo preme nella direzione di cui parlavamo prima. Ovvero, se fossi Xin Zhao pianterei una tenda top. Perché effettivamente per Xin Zhao rendere una strong side una losing lane diventa un po' difficile. Se vuoi giocare una strong side, sei il jungler, devi scegliere attorno a cosa strong sideare, perdonatemi il neologismo, questa partita. Giocare attraverso la top lane, facendo vincere il matchup contro Jace, mettendo Gnar in vantaggio e filtrando poi una traduzione della mid lane verso la bot lane per cercare di dare vantaggio a tutta la mappa, è una strategia potenzialmente molto valida.
per un campione come Shen Zhao, che è particolarmente efficace nei primi livelli, che può gankare in ogni istante della partita, allora perché no? Sì, infatti immagino che lo start di Shen Zhao sia proprio da quel lato inferiore di mappa per poi spingersi top lane. Non mi aspetto che inizi top side per andare a mettere subito vantaggio su quella corsia inferiore. Anche se, se ci pensi, con Jinx e Galio che non dico che automaticamente andranno a pushare, ma che solitamente nella loro identità creare questi push iniziali, perché A, hanno il potenziale per farlo, e B, possono creare una grossa pressione con una doppia ondata per poi ottenere un reset e recollare prendendo un cheater recall gratuito, ti prendi i tuoi oggetti, te ne torni lane. Oh, guarda, l'ondata è settata perfetta con il bounce back verso di noi. Questo dipende anche dal... tornando al discorso, uno dei discorsi che ovviamente fa da leitmotiv per la composizione dei Fnatic, che è il cycling delle armi di Aphelios. Perché le prime armi di Aphelios sono delle armi con le quali è comodo rispondere alla RAS, è comodo andare a gestire i primi momenti se gli avversari cercano di giocare troppo aggressivi. Rispondi bene ad un utilizzo tipico del Fishbone, dove Jinx vuole pushare di Pau Pau quando possibile e andare ad arrassare di Fishbone giocando dalla distanza. Ma è altrettanto vero che Calibrum e Severum non sono delle buone armi per contropushare. Devi riuscire a scaricarla in fretta, devi riuscire a giocare quindi attorno ad un... mantenere il controllo dell'ondata più congelata possibile grazie ad un campione come Rakan, e poi andare ad accedere all'Infernum se vuoi riottenere priorità di corsia, se vuoi scollarti di dosso la possibilità di essere pushati sotto torre. Una delle cose che in Europa tendono a fare poco è sfruttare i timing delle ondate. Questa è una cosa che purtroppo devo ammettere, ho osservato essere molto diversa rispetto alle leghe asiatiche. Leghe asiatiche, sai benissimo che se viene staccata una tripla wave, su quella tripla wave qualcuno andrà a capitalizzare. Che siano giungla mid lane ad andare a cercare il dive, che sia un cheat recall per guadagnare pressione di corsia grazie ad un acquisto extra, comunque è un fattore sul quale si capitalizza. In Europa un po' di meno. E quindi a quel punto voglio vedere gli Astralis dimostrare di aver acquisito, anche con il rinnovato fervore della vittoria, la maturità necessaria a sfruttare questo tipo di occasioni. Perché, l'hai detto tu prima, la carta vincente sui primi minuti per farle manifestare, al momento la hanno loro. La cosa che mi lascia sempre stranito è che c'è stata questa inversione di ritmo tra quello che è il ritmo di gioco della Corea e quello che è l'Europa. Una volta era la Corea che era molto più lenta, cercava di congelare, cercava di prendere tempo, dice ah ok, abbiamo preso 300 gol di vantaggio, benissimo, spalmiamo il game il più lungo possibile così che possiamo fare quello che vogliamo poi, perché tanto non hanno modo per reagire gli avversari. Abbiamo 300 gol di vantaggio e a costo di far durare la partita 40 minuti non glieli restituisco, non glieli voglio restituire. A tutti i costi. E la cosa si è invertita, adesso è l'Europa che congela molto di più, gioca safe, gioca tranquilla. Ma signore e signori, finalmente i server hanno deciso che siamo degni per giocare a League of Legends, per guardare un po' di League of Legends, e ci siamo! Fnatic Blue Side, Astralis Red Side, il primo game della giornata di oggi, finalmente inizia! Signore e signori, voi che ci state seguendo da casa, finalmente potete anche mettere mano ai primi hashtag di oggi. FNC win per i Fnatic dal lato blu versus AST win per gli Astralis dal lato rosso. E il tuo hashtag a chi va? Difficile a dirsi. Oh wow, i Fnatic che fanno qualcosa di cheesy? E hanno provato a uccidere Jinx? No, dai, era più un voler accompagnare visione in questo caso, perché prima, quando abbiamo fatto l'intro fake, ovvero stiamo per entrare in partita e poi non entriamo e entriamo dopo 20 minuti, una cosa che avevo sottolineato è che vedremo quanta pressione, ma vedremo quanta visione cercheranno di mettere giù i Fnatic. Perché i Fnatic devono giocare divisione predittiva nei confronti di Zanzar. I Fnatic, se vogliono uscire vittoriosi da questo early game, devono avere la certezza di avere... diciamo la certezza di muovere Razork prima di quanto gli avversari muovano Zanzar. Se la vuoi vedere scacchistica. Tu devi avere priorità sulla visione di giungla, non tanto sulle corsie, perché attorno a quella puoi riorientare il patting. Ma se non sai dove è il jungler avversario, riorientare il patting è molto rischioso. Oh oh, Razork inizia topside. Quindi okay, vuole andare per un pat verso la corsia inferiore, o forse per un full clear. Vediamo, ma oppure è molto interessante. Su un gank a livello 2 su Jace? Possibile anche quello? Bello, sarebbe molto bello. C'è anche un lume di controllo per evitare l'invasione da parte di Jarvan. Infatti ha comprato una singola pozione Razork, molto intelligente. Proteggi la tua giungla. Tanto sustain, in Zhao c'è la naturale della passiva.
E quei trade iniziali da parte di Aphelios si sentono tutti se Promiscue si espone così. Sì, Promiscue dovrebbe cercare di giocare in maniera passiva e almeno il livello 1, perché sul livello 1 è Aphelios a poter fare voce grossa grazie alla gittata del Calibrum, e salvo Promiscue non vada a iniziare di Pugno della Giustizia, quello che vediamo è che Illisang non ha ancora livellato nessuna spell. Illisang sta aspettando di vedere il pattern di gioco di Promiscue prima di adattarsi con le sue spell. Promiscue cerca l'ingaggio, allora vai a livellare la tua entrata trionfale e ti vai a lanciare su Cobbe per impedirne il DPS. Promiscue non cerca l'ingaggio, allora appena trovi il livello 2 vai a livellare due spell utili e inizi a traddare back in corsia curando anche il tuo tiratore. Illisang molto metodico per adesso su quella corsia inferiore. Molto furbi però anche gli Astralis, perché si sono resi conto, se Xin Zhao inizia topside non possiamo pushare noi, perché sarebbe una facile occasione per gankarci. Quindi cosa facciamo? Cediamo un po' di pressione e cerchiamo di tenerla ferma lì l'ondata. Jarvan sta aleggiando quella corsia centrale, ma al momento senza trovare effettivamente qualcosa. È un quadrante vuoto di giungla, ma si muovono verso la top lane. Sì. Parlavamo finalmente del capitalizzare sulle ondate e vogliono andare a divare Gnar, che sta tornando adesso in forma mini, ma vengono spottati. Bravo Wunder. Sente puzza di bruciato, soprattutto ha visto Dior spostarsi verso il fiume in maniera molto palese, molto dichiarata. Non è tornato più indietro vicino alla struttura per poi entrare nel corridoio verso il fiume. E ha perso minion di esperienza in questo, quindi dici, ok, salvo l'avversario non stia cercando di distruggersi la mid lane su questo, comunque sta cercando di applicare pressione. Anche perché quel quadrante di giungla era stato completamente ripulito. Quindi sapevano benissimo che l'unica cosa da fare sul quadrante superiore fosse divare Gnar e stava tornando in forma mini. Questa è stata una lettura molto buona da parte di Wunder. Qua, Promiscue che con un po' cerca di ottenere informazioni nel bush. Il face check non gli costa tanto, un po' di arras da parte di Upset. Oh, qua invece si è spostato troppo Cobb. Bello qua l'utilizzo purificazione del flash per riportarsi a sicuro la cura. Lo salva per un soffio. Upset è stato libero di fare DPS. Buono così, Fnatic ottengono il controllo di questa corsia inferiore e questa è una condanna a morte. Questo è molto comodo per i Fnatic, perché effettivamente prima della partita nessuno ha detto a Illisang che Galio è un counter di Rakan, quindi Illisang non lo sa e procede a vincere quella corsia con quell'entrata trionfale che era veramente ben piazzata. Nulla da dire sulle meccaniche, la dual lane dei Fnatic non ha niente da invidiare a nessuno, anzi ha solo da fare scuola. Dovrebbe essere stato spottato Zanzara? No, non l'ha visto, perché quella lente dell'oracolo era al margine. Ah, un peccato, perché questo vuol dire comunque che Zanzara deve stare più cauto. Vedono Illisang spostarsi e addirittura piazzare visione proprio attorno a quel Gromp. Perdono un minimo di tempo sul jungler, perdono un minimo di tempo sulla corsia inferiore, ma Aphelios ha già resettato, quindi è stato libero di fare quello che vuole e ora sta tornando in corsia. Bello, Illisang si sposta per bloccare e evitare che vada in shove fin sotto la torre. Illisang che comunque è riuscito a piazzare un'ottima visione sul fiume, guarda quel quadrante inferiore, fa impressione, ci sono 5 lumi su quel quadrante, 3 difensivi, 2 nella metà campo avversaria e siamo solo al quinto minuto. Se si deve parlare di gioco maturo, qui Fnatic stanno dimostrando un macro d'early game pressoché perfetto. C'è visione ad ogni singola uscita di giungla, Jarvan non può fare nulla. E ne abbiamo parlato prima, è la tua condizione di vittoria negare l'early game di Jarvan. In tutto questo, sei riuscito a non far perdere priorità regalando ad Upset un reset gratuito, dove arriva con piccone contro fare trasolare, quindi anche delle statistiche diverse tra i due tiratori. Però comunque sì, Fnatic stanno giocando veramente bene il macro. E in tutto ciò adesso Upset è libero di farmare, con il congelamento che è riuscito a creare Illisang. Ottimo così. Infatti guarda che cosa sta facendo Jarvan. Zanzara deve arrivare bot lane, perché sennò quel congelamento sarebbe la condanna della bot lane. Proprio finale. Però Zhao lo vedono. È grave. Lo vedono adesso passare e guarda lì, c'è già Xin Zhao in corsia inferiore. Razork tra l'altro non è stato visto perché ha attraversato quella foresta con un lente dell'oracolo che gli ha garantito di non essere spottato. Qui Jarvan dovrebbe cercare di rompere il congelamento, ma per farlo o forzano l'ingaggio e allora vanno a giocare in 3 contro 3 molto pericoloso accanto alla torre. Oppure qui sta perdendo tanto tempo Zanzara e sta anche assorbendo esperienza dai suoi alleati. Già, e infatti vediamo i due campi sulla corsia superiore, quelli della giungla, che Jarvan non è andato a farmare contro Razor, che invece ha ripulito tutta la sua giungla. Questa è la maturità e l'efficienza dei Fnatic. Riescono a prendere un'occasione, un momento, stanno leggendo la mappa come un libro aperto. In primis derivato dal fatto che avevano tutta quella visione, sapevano sempre dove era Jarvan. E adesso sapevano, ok, qual è l'unico modo per rispondere ai nostri confronti?
vengono a rompere il congelamento. Arriverà Zanzara. Sai cosa faccio? Piazzo un lume un po' più avanti, vicino alla torre. E infatti Zanzara viene letto. Potrebbero cercare l'ingaggio, ma c'è Dior e c'è il freeze temporale. Oh, Iris anche addirittura flash per provare a salvarsi su Razor, ma regala il primo sangue a Dior. Almeno Razor che schiva la seconda suprema di Dior. Questo è quando ti esponi un po' troppo. Te la senti perché hai preso vantaggio. Questo è King Crimson in realtà e lo sappiamo benissimo. Però muore alla fine anche Razor, perché hai parlato, hai detto che era sopravvissuto, sì. Invece, spoiler, non è sopravvissuto. No, 2-0 per gli Astralis. Un inizio di partita che vira dal metodico al folle. I Fnatic decidono di premere il kill switch sul... Non lo so neanche cos'era quello. Quello era solo un posizionamento molto discutibile. Ecco, Humanoid ha appena espresso il mio stato d'animo alla perfezione. La rana confusa. Sì? Sì. Perché era una situazione che si era creata che era perfetta. Avevi preso risorse, le avevi messe su upset, avevi creato un divario tra le due bot lane. E cercando di contestare quell'arco granchio. Maledizione, cosa c'è gli arco granchi e l'Europa? Ma tra l'altro la cosa che mi fa anche sorridere è Illisang che appena arriva alla cucitura d'ombra di Vex si sposta con la danza di guerra sul suo alleato e quindi porta Vex a connettere su due invece che solo su di lui. Viene danneggiato Shen Zhao, viene bloccato in zona, va a reingaggiare per poi morire a sua volta e sono tutte e due kill finite nelle tasche di Vex. Vex che stava soffrendo molto il farm perché Humanoid stava applicando un'ottima pressione in corsia in risposta ad una Vex che voleva muoversi sulla mappa, e abbiamo parlato dello stile di gioco sulla mid lane necessario in questa patch a livello di spostamento. Humanoid stava reagendo bene, ma si è trovato tutto quello che ha guadagnato completamente nullificato da quanto fatto dalla bot lane. Questo è purtroppo solo Q mid laner mindset. Ancora una volta Illisang almeno riesce a congelare la corsia inferiore regalando ad upset ulteriore farm gratuito. Il vantaggio in oro si assesta adesso sulle 700 unità e questo permette addirittura a Zanzara di invadere la giungla del povero Razork e negare quel red buff. Sono spottati, sì, Razork ha visto con l'angolo Zanzara perché hanno l'ingaggio su promischio. Pugna giustizia e giustamente se hai messo priorità hai anche il potenziale di tower dive. Prendi una placca e te ne vai, forse due? Forse due, tranquillamente, l'ondata è lì, Promiscue è lì a fare da guardia rispetto a Kobe. Dai, vogliono comunque divare, eh? Sono 4 contro 3. È molto rischioso. Questo sì. È molto, molto rischioso. C'è Rakan, sei sotto torre, hai preso le placcature, non restituire quello che hai guadagnato. È quello il punto. Assolutamente d'accordo. Oltretutto, Illisang non aveva il livello 6, quindi la tentazione c'era. Però hanno detto, vogliamo davvero continuare a regalare risorse Humanoid? Però proprio no. La cosa più saggia. Humanoid, 93 minion al nono minuto di partita, un Victor che andrà a scalare molto bene. E vorrei parlare anche di Victor, perché Victor ha ricevuto un buff collaterale. Non è stato lui ad essere direttamente buffato, è stato il terrore dei Lich ad essere buffato come oggetto. E Victor, che è sempre stato un campione molto sinergico con quell'oggetto, torna a costruirlo in maniera abbastanza efficace. Ma il Victor da terrore dei Lich è un sidelane Victor, è un Victor che gioca bene attorno alle strutture perché le danneggia severamente. Quello che avete visto era lo scudo di Rakan, ricordiamo il danno sugli scudi non interrompe i richiami base e la passiva di Rakan ha impedito ai venti di guerra di interrompere il suo. Victor ritarda un pochettino il suo scaling col terrore dei Lich per andare a giocare meglio sidelane. La fase di accumulo di Humanoid potrebbe andare lì. Astralis finalmente conquistano il drago Hextech che era lì disponibile da un po' e tutto quel tempo investito a provare ad aggredire la bot lane è stato quasi peccaminoso, però ora che hanno preso la placcatura sul reset di upset, ora che ne prendono addirittura due... Mamma mia! E adesso stiamo vedendo l'efficacia di quel counter di corsia. Sì. Ormai l'R5 per il supporto è una delle strategie standard per il red side ed è una delle più efficaci e stiamo vedendo il perché. Astralis sono in gold lead in maniera sensibile. Quelle sono 1500 unità dal lato rosso al decimo minuto, un drago di vantaggio, pressione strutturale a vantaggio. E questa cosa non viene corrisposta se non con un out farm sulla mid lane. Quindi non è neanche un corrispettivo che vada a giustificare quanto perso su quel lato di mappa. Buono invece per Razor che aver preso il messaggero, almeno scambi gli obiettivi. Allora, consideriamo il vantaggio che sono quelle 1600-1700 unità circa. 640 di questi gold derivano dalle 4 placcature in bot lane. Ci sono 400 gold del primo sangue, 300 gold della seconda uccisione in entrata e gli assist che ne conseguono. Sono 4 assist in totale. La cifra è proprio un riflesso ideale di quello che dovrebbe essere il vantaggio degli Astralis. Cioè non è un
i Fnatic non stanno rispondendo, come hai sottolineato. Nonostante quel vantaggio di farm in mid lane, non c'è nient'altro che faccia pensare che stanno rispondendo a modo. Ma contemporaneamente questo è anche sintomo di un altro elemento, ovvero effettivamente gli Astralis, nonostante il vantaggio, non stanno generando vantaggio passivo. Gli Astralis generano vantaggio sul tabellone solo dalle loro azioni proattive, solo dalle kill, solo dalle placcature, solo da cose che palesemente danno gold, non generano gold da rotazioni. Adesso invece sembrerebbe di sì, a meno sì. Che... Sì, purtroppo però troppo aggressivi, non avevano considerato la possibilità dei back da parte dei Fnatic, infatti proprio scrivi sa che ci cadrà. E nel frattempo Humanoid ha vinto in 1v1 contro Dire che aveva 2 kill. That's it, that's kinda it, direi. No, tutto quello che avevano costruito gli Astralis in questi 12 minuti adesso viene letteralmente fatto crollare, perché c'è la torre in corsia centrale che verrà adesso abbattuta con l'aiuto del messaggero della Landa. Sono 4 placcature, forse non la abbattono, però ci si avvicinano tanto. 12 minuti contro 12 secondi, un break spazio-temporale. Tra l'altro quello era un... White Knight ha mancato il suo cancello d'accelerazione. Shh, nessuno l'ha... Al di là del piccolo tilt meccanico della corsia superiore degli Astralis, rivediamo l'azione, perché qui si va ad ingaggiare. Guarda Dire, occhi fissi su Dire. Dire utilizza il terrore su Humanoid ed è in ricarica. Quando Dire lancia la cucitura d'ombra, non solo la manca, ma finisce con il focus sugli avversari ad immobilizzarsi nel campo gravitazionale di Victor. È questo che ha garantito a Victor la solo kill nonostante le risorse in svantaggio. Quello è un Victor da Liandry, inoltre. Un Victor che... siamo abbastanza soliti a vedere in altre circostanze, ma in questo caso capisco anche il motivo. Beh, hai comunque due frontline da affrontare con tanti HP. Galio è una, Jarvan è l'altra. Jayce si fa forte di scudi che puoi comunque danneggiare con quell'Iandry. Se Vex, come al solito da parte di Dire, va di Everfrost, riesce a sfruttare abbastanza bene la passiva. Intanto tutto ci sta. Una nota sulla top lane. Guarda che cosa è successo con lo spaccascafo appena completato alla priorità di quella corsia. Gnar sta giocando sotto la torre avversaria, inizia a prendersi placcature localmente, e questo è quel vantaggio passivo di cui ti parlavo. E qua per la seconda volta però funziona. La prima volta non c'era una corretta esecuzione, Nathor però riesce a combattere tanto a lungo. Dire trova lo shutdown, ma stanno arrivando Upset e Illisang. Humanoid alla fine risponde, perché Dire si è rilanciato nei suoi confronti. Promiscue è in profondità nella giungla avversaria, e questo sarà una condanna a morte lenta ma sicura. In tutto ciò top lane Gnar che ha rischiato nell'1v1. Alla fine questa è la chiusura su Promiscue, che è un po' crudele farla vedere, cioè... Beh, in realtà stanno cercando di capire a chi andrà la kill. Flash addirittura Upset, perché altrimenti la kill sarebbe andata su Rakan. Voleva lui last hit sul supporto nemico. L'unico obiettivo, se così possiamo dire, di Promiscue era quello di cercare di dare la kill a Rakan. Così non è neanche stato. Un flash su Aphelios potrebbe costarti un pochettino, ma vedremo dopo come si andrà a concretizzare anche questo. Considerato che almeno alla Gale Force può proteggersi con quella. Non può proteggersi da Jarvan, ma dagli ingaggi di Galio almeno potrà portarsi al sicuro. Beh, effettivamente può schivare il cataclisma con un buon tempismo. Se mentre Jarvan è a mezz'aria, la velocità di spostamento grazie alla tempesta impetuosa è molto alta. Quello sì. L'altro giorno abbiamo visto degli Aphelios in grado di schivare dei flash spanciata di Gragas pur con quella tempesta, tanto è veloce lo spostamento. Quindi con un buon tempismo, con le meccaniche che Upset ha sempre avuto alla sua, è un'opzione. Aggiungiamo, Upset ha una purificazione. Può purificare a mezz'aria in knock-up e spostarsi a mezz'aria, quindi cercare anche di rompere tante uova nel paniere. Quel campo di Lama Becky sta diventando uno scenario di aggressioni ripetute. Razork sembra che abbia il miele addosso in questo game. Perché si rendono conto che se riescono a aggredire Xin Zhao sarà sempre fragile. Cioè, la modifica degli oggetti da fighter ha portato anche questo. I campioni sono più fragili a confronto col passato. Nel frattempo, scambio di strutture con Cobb che si conquista la torre bot, e Gnar in top lane ti prenderà la struttura da solo, perché Jayce non è presente, ha recollato e anzi c'è teletrasporto a parte Ignar. Vogliono chiudere su Cobb e Promiscue. Si lancia in avanti. Oh, ma c'è anche Humanoid! Sono due teletrasporti! Entrata eroe da parte di Galio, si salva, si porta verso... Wow, Jayce, attenzione! Proteggendo la Humanoid, basso di salute. Zanzara si è spostato tantissimo per proteggere. Sta arrivando Vex e non riesce a trovare la kill su Humanoid con un ottimo tempismo del cronografo. Lo shutdown gli permette almeno di prendere quella kill. Meno male, meno male. Ilsa nel frattempo ha quasi... ucciso Cobb. Si salva con sorvegliante e Wunder Flash in avanti pur di abbattere con un boomerang il povero Cobb. Wunder qui, gran bel TP da parte sua. 2-0-1 adesso Gnar, dopo aver
quasi conquistato la struttura. È ancora in piedi la torre top. Un sfortunato scivolone da parte sua, mentre White Knight è lì a picchiare. White Knight non ha fatto in tempo a unirsi agli alleati, anche se il teletrasporto era disponibile. Prenderanno la torre bot invece Upset e Irisang. Irisang che ha zonato due persone e, come sottolineato, stava quasi per uccidere lui, Kobe. Wunder è già top per andare a contestare White Knight. E White Knight non ha gli strumenti per contestarlo facilmente, infatti lo rispetta e se ne va immediatamente. Guardiamo il replay dall'inizio, perché erano due teletrasporti in entrata, non uno. Già, tra l'altro canalizzati contemporaneamente, quindi era anche difficile cercare di leggerli. Kobe è riuscito a schivare bene il Gnar di Gnar, la suprema omonima al campione, che crea sempre situazioni difficili da castare, però al di là di quello... Humanoid avrebbe potuto cercare la stasi per evitare la parte iniziale della cucitura d'ombra. Penso volesse baitare Dior, quindi era proprio una ricerca di scambio kill per kill. Irisang che se ne zona 2, che riesce a sopravvivere con la danza di guerra, qui che meraviglia. Perché oltre alla danza di guerra c'era anche il sorvegliante. Tutto quel danno da parte di Jinx è stato mitigato da due fonti di difesa. Astralis che stanno provando ad aggredire Wunder, che qualcuno gli ricordi che ottiene armatura e resistenza magica dall'Allbreaker. È veramente difficile abbattere un campione dotato di Allbreaker. Finché è in forma mini ancora ci puoi giocare contro. Il punto però qual è? Che effettivamente Wunder non è nato ieri e quindi sente puzza di bruciato. Non vede nessuno sulla mappa e dice: se non vedo nessuno, se abbiamo visione profonda a bot side, dove mai sarà l'intero team nemico? E va subito a controllare, fa di nuovo perdere un sacco di tempo agli avversari. Wunder sta giocando una top lane... Sta giocando la top lane, sta giocando quello che veramente si intende con il concetto di top lane fase di corsia. Fai perdere tempo al jungler, fai perdere tempo al mid laner, prenditi tu le strutture, build al breaker, vinci. Fnatic adesso giustamente si rendono conto, ok, se hanno investito tutto questo tempo topside dovranno reagire al resto della pressione di mappa. Quindi messaggero gratuito, non contestabile da parte di Astralis. E dove lo vai a utilizzare questo? Top? Mid? Bot? Beh, top la struttura è praticamente a due basic dal cadere, quindi molto dipende da come vanno a proiettare le loro intenzioni Fnatic sulle torri interne. Considerando che gli Astralis hanno già due draghi, la torre in corsia centrale potrebbe essere probabilmente il miglior appoggio per quel messaggero, perché se vai a rompere la corsia centrale adesso ti vai a mettere nella condizione di poter prendere ancora più visione profonda, e i Fnatic di quella visione profonda ne hanno vissuto dal primo momento. Quello, allora, non è Tank Victor, per carità, ma tra le varie forme di Victor che abbiamo visto è una delle più resistenti. Perché è un Victor che sta giocando subito con Clessidra di Zonia, sta giocando con il Liandry per il danno sostenuto, sta giocando con i calzari di Mercurio per resistere agli ingaggi avversari. È un Victor che vuole giocare per il danno sostenuto e per non morire nel frattempo. Vuole negare l'impatto frontale di Vex. Che è quello che fa tutta la composizione dei Fnatic, se ci pensi, perché... vogliono fare un teamfight caotico, vogliono dividere gli Astralis, separarli e isolarli. Se baiti Vex e hai una Zonia per poterti salvare, Vex arriva in mezzo al fight ed è da sola. Hai Xin Zhao per separare Jarvan e Vex quando si lanciano insieme. E Galio in entrata, come hai sottolineato prima, è un campione fragile. Sì. È una frontline, sì, ma con lo stipendio di un supporto. Oh mamma mia, Wunder è ricco. Wunder ha 1200 gol di vantaggio sul diretto avversario di corsia, ma nonostante non stia staccando così nettamente le altre corsie degli Astralis, quello che conta per quel Gnar, che come ti dicevo sarà il Gnar da virtù della triade di fianco allo spaccascafo, il Gnar che vince automaticamente con Jace quando chiude quei due oggetti, è un Gnar che adesso piazzi lì, è l'unico che ti importa avere sotto di te a livello monetario è Jace. Nonostante Gnar non stia staccando di così tanto le altre corsie avversarie, i Fnatic stanno staccando di tanto le corsie corrisposte. Abbiamo visto che anche Humanoid ha 8600 gold sulle sue tasche e sono 600 in più di Dior, nonostante Dior sia con 4 kill dalla sua. E per continuare, guarda quelle build come si evolvono ancora. C'è un cronografo nell'inventario di Upset. Razor che ha preso un'ansia da morte. Il teamfight deve essere spalmato il più possibile, sì, per i Fnatic. Tra l'altro, nonostante quelli siano spada e cronografo, immagino che quella spada andrà a diventare una brama sangue. Una build che vediamo spesso su Felios, Tempesta Brama Sangue, è una build che permette a Felios di stare in combattimento molto a lungo, giocare bene attraverso il peeling. Qui cercano Irisang, ma niente da fare. Posizione abbastanza sicura per lui grazie alla sua alta mobilità. E adesso i Fnatic stanno un attimo riprendendo il controllo della zona con Astralis che hanno un minimo di vantaggio di visione ma dura veramente poco. Astralis possono cercare l'ingaggio frontale comunque. Hanno tutti gli strumenti per farlo, le supreme sono a loro disposizione. Molto dipende da come, in che ordine vogliono andare ad ingaggiare. Razzo che addirittura va per primo, Irisang si lancia subito dopo con il Charm.
Xin Zhao è riuscito a separare il fight spostando Zanzara lontano insieme a Galio. Manvex è arrivato in profondità. Dire proverà alla fine a sopravvivere. Humanoid chiude l'uccisione nei suoi confronti. Promiscue si è lanciato per un sacco di tempo, regalando a Cobbe l'occasione per vincere il team fight e di conquistare questo drago della nuvola, il Soul Point per gli Astralis. Gran bel team fight da parte degli Astralis. Tempistiche gestrate perfettamente. Tempistiche che tra l'altro arrivavano con i Fnatic che sono i primi a forzare il grilletto. Questo lascia un grosso problema, perché nel momento in cui cerchi tu l'ingaggio frontale, vuol dire che non hai più una mid lane. Vuol dire che tu stai separando il fight in una front line e in una back line. Questo significa che mentre la tua front line è lì a picchiare o a farsi picchiare, la tua back line è esposta. Guarda qui, guarda Humanoid, Illisang e Upset, guarda Wunder e guarda Razork. Wunder sta provando a fare da midliner per cercare di fare peeling, ma purtroppo Dior flash in avanti. Avevano tutti gli strumenti a loro disposizione, quello che ti dicevo prima. Gli Astralis potevano vincere questo fight e l'hanno vinto, perché hanno letto bene le carte in tavola, hanno letto bene i propri cooldown e si sono posizionati molto bene. Non solo, avevi anche Wunder che era dotato, non era dotato di abbastanza rabbia per trasformarsi subito in Mega Gnar. Esatto. Ha richiesto molto tempo per entrare in fight con la sua presenza e... E la conseguenza naturale è che gli Astralis hanno sfruttato l'occasione. L'idea c'era, perché erano anche riusciti a separare bene il teamfight. Dire ha avuto semplicemente una tempistica migliore e un inserimento dovuto anche a Wunder, che gli ha dato l'assist sulla posizione e poi ha flashato dentro, come hai sottolineato. Senza considerare che i campioni degli Astralis in questo hanno un'identità più duale. Nel senso, i campioni degli Astralis possono ingaggiare e fare peeling contemporaneamente. I campioni dei Fnatic devono scegliere molto di più da questo punto di vista. Dire si va a prendere anche una struttura laterale, una Vex che sta diventando molto grossa con quell'ombro fiamma, i danni sono tutti lì, ma Wunder è ingestibile inside. Aggiungo, non stai solo giocando con Gnar Mini, stai giocando con un campione da spaccascafo in mezzo a un teamfight, quindi con un'efficienza monetaria molto bassa da parte del tuo item slot. Finché tu giochi 4v4 e lasci Wunder in side lane, allora la tua composizione vince, perché è così che vuoi giocare, è così che hai itemizzato per giocare la partita. Quella era un'onda shock potenziata dal cancello con Muramana ed Eclissi. E hai visto, non ha fatto danno. Gnar in questo momento non ha neanche bisogno di considerare l'esistenza di Jace. Cobbe? Non puoi esporsi. Dai, che stava ballando da fermo sotto torre. No, purtroppo ha paura di Gnar perché non vedeva dove si trovava più e c'era un singolo lume a proteggerlo su un lato. Dall'altro non è alla cieca. Allo stesso tempo non vuoi rischiare, perché se muori adesso... è un Baron praticamente garantito. Attualmente i Fnatic giocano in maniera passiva, stanno accumulando, vogliono andare a chiudere i loro oggetti da critico e capisco che fino al secondo spike di Aphelios up è difficile cercare di navigare questi scenari. Aggiungo, Humanoid si sta muovendo verso il copricapo di Rabadon, hai bisogno di quel copricapo per giocare teamfight più costruiti. Continueranno a giocare così, stallano la mid lane in quello che è un enorme wave clear da Aphelios e Viktor e nel frattempo lasciano Wunder in side lane. E ora, adesso hai trovato le risorse massime possibili perché hai preso le due torri interne laterali. Quella in corsia centrale non è la più semplice da battere perché è la più veloce da raggiungere a partire da Stice. Razork ha rischiato un po' qua. Upset, Cataclisma sulla sua testa, sta arrivando la Suprema di Galio e quella di Aphelios. Ha preso più tempo possibile, si era teletrasportato persino White Knight pur di ucciderlo. E questo è il motivo per cui gli AD Carry hanno paura e sforzi in mid lane. Uno da solo. Chiocco di dita, esplodi. Rakan era topside, i Fnatic qui hanno giocato un'azione molto strana perché non puoi installare la mid lane con una Aphelios da solo. Ha bisogno di supporto, devi giocare 1-3-1 se vuoi giocare questo stile di gioco. Arrivate il trasporto, gli Astralis si sono rigirati subito, Rakan tenta il charge su più persone. E quello è uno Gnar morto, uno shutdown su Jinx e una doppia uccisione pure. Rallentano Humanoid, il clash. No cappato, bellissimo. Qua Promiscue con l'ingaggio, un ulteriore shutdown raccolto a Razork che addirittura tenta di utilizzare la Suprema per difendersi, ma Sacno che c'è il teletrasporto sul lato e un'altra doppia uccisione ed è per Jace, regalandogli quasi l'ace perché è tornato in vita Aphelios, ma un Baron gratis così. Fnatic qui l'hanno un pochettino rannata. Sì, no, questo è proprio... questo è un grave errore. Oh, mamma mia! Il teletrasporto di Wunder in quella posizione, sotto visione, perché comunque quando sei così vicino lo vedi il teletrasporto in entrata, è un segnale d'allarme gigante e gli Astralis hanno fatto benissimo a rigirarsi così. Contro Jinx, voglio dire, sai che metterà le sue trappole sul teletrasporto e che appena esci dal teletrasporto sei morto. Teletrasmorto è una nuova summoner spell che ti teletrasporta morto. È stato strano. Qui tutto quello che i Fnatic hanno fatto è stato assurdo.
inconcepibile a tratti, sarò sincero. Perché hanno già spottato Illisang con il trinket di lunga visione. Arriva il TP direttamente sulle trappole. Illisang si lancia, vengono provocati da Galio. Gran Promiscue di nuovo. Promiscue sta facendo ricredere tante persone su di lui, me compreso, in questo split. Si sta prendendo delle responsabilità importanti. E questi teletrasporti, questo gioco di mappa, queste manovre a tenaglia, aver preso il barone, lottare adesso per il drago dell'anima. Gli Astralis stanno dimostrando un gran livello di gioco. Sembra un replay dell'azione prima con White Knight, però che sta arrasando molto meglio. E adesso Illisang ha trovato una Vex fuori posizione, perdendoci però troppi HP. Ok, hai zonato Dior e l'hai eliminato perché c'è la tempesta del caos. Razzo potrebbe caderci. Vuole lanciarsi per tentare il furto. Non ci riesce. Cobbe ottiene l'anima. E adesso proveranno di girarsi fanatico o cercheranno di fuggire. Vogliono inseguimento. Vogliono bloccare questi Astralis. Promiscue potrebbe essere immolato, ma no, non si lascia nessuno indietro, potrebbe essere un rischio. Arriva Victor, gli sta tagliando la strada da sopra, sono indecisi. Entrata l'eroe di Galio per tagliare un pochino lo spazio disponibile. Oh, il face check. Mamma! Il Lionry non dovrebbe essere sufficiente per uccidere Zanzara, infatti è vivo. E sono vivi, sono riusciti Bravi. A scappare. Oh, oh boy, gli Astralis. Che bella idea anche dell'utilizzo supremo di Galio, perché così non potevi accedere a quella zona. Esatto. Tagliavi la strada ai fanatici che cercavano l'inseguimento. Bravi Astralis. Tanta roba, tanta roba. Stanno giocando un gioco molto metodico. E qui Fnatic non puoi neanche dirgli di aver sbagliato troppo, se non magari l'inserimento di Razork nel cercare il furto. Qui vediamo il cooldown dello smite buggato, quindi non abbiamo effettive idee sulla disponibilità. Tre persone e flash in avanti sono stati richiesti per andare a chiudere la Vex di Dior. E in questo Razork è stato abbastanza maltrattato. Cerca di prendere tempo con le guarigioni del succhia sangue, riesce a salvarsi e almeno riescono ad inseguire con il vantaggio numerico avendo tirato giù il mid laner nemico. Ma intanto hanno perso il drago, è stato conquistato da Jinx il drago, quindi Miss Smite. E Wunder che ha cercato l'inseguimento, Zanzara che si rifiuta di morire. Il barone che continua a pushare, l'anima che adesso gli Astralis hanno per giocare attorno agli avversari. Questi sono dei Fnatic in gabbia. Purtroppo sì, e adesso il divario monetario è estremamente piccolo. Vediamo 200, centinaia di unità, dipendentemente dallo stato delle corsie. Il punto è che agli Astralis non importa. Sono rientrati in un game in cui non avevano le risorse a confronto ai Fnatic, soprattutto dopo quell'azione che aveva fatto un gold swing di 2500 unità in mid game. E ora invece i Fnatic sono sotto torre, costretti e non possono fare letteralmente niente perché c'è ancora mano il barone per i prossimi due secondi, conclusa proprio adesso. In rotazione vanno bot side oltretutto, quindi mi sa che è un'altra torre. Si chiude la Baron Powerplay però e quindi è un po' pericoloso cercare di giocare attorno alla struttura. L'assedio con Jinx di solito è comodo perché vuoi andare a giocare attorno all'idea che se Jinx prende la torre vincono automaticamente il teamfight perché resetta la passiva. Ma... l'hai detto, c'è wave clear, devono giocare attorno alla mano del barone. La Baron Powerplay non è stata delle migliori, hanno dovuto utilizzare tanta parte della buffa del barone per andare a conquistare quel drago. Qui però... Razork trovato fuori posizione, arriva il taunt, decidi di utilizzare la suprema difensiva Razork. Avevano visto gli umanoidi e Illisang ruotare, quindi decidono di non chiudere. Almeno per ora però, perché sanno che adesso la mezzaluna non è disponibile. Zanzara quindi... è lì, è un Jarvan... bello resistente con quell'orgoglio di Randuin, non cercano la torre ancora. Non, con Humanoid basta un laser e l'ondata scompare, non ha nemmeno senso premere. Adesso cerchi di prendere più risorse possibili nel mentre che sei in uscita. C'è una grossa ondata topside che immagino poi andranno a farmare dopo aver conquistato questa. Vogliono davvero la torre gli Astralis, mamma mia! E capisco il perché. Quei danni sono importanti. Illisang si muove bene, riesce a mitigare buona parte del danno diretto dalla Superman di Jinx. Giocano attorno a quel gelo perenne. Ricordiamo, la Vex di Dior è una Vex da cacciatore supremo, non è la Vex da cacciatore ingegnoso, quindi comunque i tempi di cooldown del gelo perenne e della Clessidra di Zonia sono il massimo disponibile. Sono finestre che cercano di aprire. Wunder qua. Kyo! Oh, bella schivata sul Fear. Però guarda quanta rasca arriva, da tutti i lati. Hai Jace, hai Vex, hai Jinx con le sue, con il suo Zapper. La torre finalmente cade, ci è voluto un bel po' di tempo, ma gli Astralis non importa, perché hanno comunque trattenuto i Fnatic in zona. E soprattutto non avevano niente di meglio da fare su questa mappa. Non c'era nient'altro da conquistare, non c'erano obiettivi maggiori. Purtroppo stiamo vedendo quello che era il problema che definivi prima sui Fnatic che devono scegliere come utilizzare i loro interi kit, se per fare ingaggio o per fare peeling. Sì. Questo ha avuto una conseguenza su una build soprattutto, quella di Aphelios, che abbiamo sottolineato essere una delle build più sicure, quella di Aphelios. Gale Force, BT,
Purtroppo però non riesci a fare la stessa quantità di danno di una Jinx. Non ci riesci mai. Una specialmente Jinx perché hai un oggetto in meno. Anche quello contribuisce abbastanza. Ma in quella fase di centrale, quando erano ancora paralleli, abbastanza vicini l'uno all'altro, purtroppo è costato carissimo. Perché i Fnatic non sono riusciti a premere sul loro vantaggio. E sono stati bravi gli Astralis a sfruttare questa finestra. Quella perché Jinx, stanno giocando meglio. Quella Jinx fa paura adesso. Quella non Jinx, troppi oggetti, troppo danno. Cercano di giocare avanti e indietro, Promiscue per adesso non riesce a chiudere le distanze. Vogliono fare peeling sulla loro stessa giungla, i Fnatic, cercare di allontanare gli avversari, cercare di scongiurare la visione profonda. Veglia lunare a vuoto! Uff. Pesante, tra l'altro veglia lunare... Con che armi me lo stai dicendo? Perché stai giocando con Severum Crescendum, la veglia lunare era una veglia da Crescendum per cercare di scongiurare l'ingaggio frontale, però adesso gli Astralis sono già sull'obiettivo perché sanno che gli avversari hanno sprecato una suprema importante. Infatti qua sono in due a farsi l'obiettivo con Razzo che viene arrassato da parte di White Knight. Promiscue è già pronto a ingaggiare. Dire sul fianco, forte di Suprema. Va a terrorizzare Humanoid, lo blocca con l'Ever, forzantissimo in linea entrata. Zanzara già pronto, prende tempo con il cronografo. Arriverà il Cataclisma? Nemmeno in tempo per farlo perché c'era Wunder subito a minacciare. Dire si lancia su Wunder, lo costringe al flash difensivo. Si salvano i Fnatic, ma sono costretti a resettare. Prenderanno forse il Drago Maggiore, ma gli Astralis si stanno prendendo il Baron. No, perché manca 30 secondi e il Baron lo sciolgono. Sì, il Baron verrà conquistato adesso agli Astralis. Non ci sono le barre degli HP per lottare. Wunder rimane in zona, andrà a prendere almeno la torre interna sulla corsia centrale, forte appunto dei danni extra alle strutture, ma qui sono gli Astralis a resettare e a farlo in tempo, tra l'altro per il drago. Addirittura ci sono i teletrasporti per mantenere le wave pushate, per garantire ai Fnatic uno stato di gioco proattivo attorno a questa giungla in corsia inferiore, la selva oscura che conduce al drago maggiore, attorno al quale si potrebbe flippare effettivamente l'intero game, perché i Fnatic sono lì per primi, ma non hanno il danno per sciogliere l'obiettivo. E adesso arrivano gli Astralis. Sono arrivati giusto in tempo. Zanzara quasi intercettato. Per Manera Khan. Arriva il knock. Burstato male! E adesso Zanzara bloccato da Gravito. Ma arriva l'entrata dell'eroe di Galio. Non vanno a cappare nessuno. Razor che è finita la sua suprema. Quindi non può più difendersi. Promiscue che cerca il flank. Non c'è visione nei suoi confronti. Potrebbe arrivare per il count. Arriva. Lo vede? Promiscue non l'ha visto. L'ha trovato. L'hanno cappato. Hanno ucciso il jungler. E quindi in conseguenza il drago maggiore è già loro. Potrebbero direttamente ingaggiare. Perché tanto è troppo facile. Wunder basso in salute. Shutdown. Jace giù. E due, sta cercando Humanoid di fare un miracolo. Ci riesce forse. Zanzara estremamente basso in salute. Wunder continua con il seguimento. Lo smite lo va a curare. Jinx non può farsi da sola il drago maggiore perché è troppo rischioso. È andata sulla corsia centrale a premere con la mano il barone. Qui gli Astralis stanno veramente giocando col fuoco. Ormai i danni dall'altro lato ci sono. Arriva una suprema per bloccare i recall e questo va bene perché almeno impedisci ai Fnatic di resettare. Si gioca attorno al drago maggiore, il santuario di Giorgio rimarrà lì ancora per un pochettino, un po' di secondi di visione su quel fiume, che è l'unica visione profonda tra tantissime virgolette su quel fiume che i Fnatic possono vantare. Buono però il lume di controllo sulla tana del blu. Quello è molto buono perché vai a spottare almeno le rotazioni da quel lato e obblighi gli avversari ad ingaggiare da quello opposto. Si continua a giocare attorno al drago maggiore. White Knight ha il teletrasporto disponibile per quando tornerà in vita. Mancano 6-5 secondi. C'è Zanzara con lo smite, è quello il problema. Razork sta arrivando ma richiede tempo. Infatti i Fnatic non stanno barstando l'obiettivo, lo stanno trattenendo in vita ma a bassa salute. Arriva White Knight di teletrasporto, spottato Razork. Ora devono decidersi. White Knight decide di andare direttamente su Razork, subito utilizzato la suprema difensiva. Illy sale troppo in profondità e viene abbattuto. Gli Astralis sono arrivati, adesso possono permettersi di chiudere su questo drago maggiore. Dire in profondità è riuscito a stordire e spaventare l'avversario, ma Wunder l'ha bloccato con un'ottima suprema. E in tutto ciò Razork ha rubato l'obiettivo con il drago maggiore. Possono rigirarsi. Zanzara si salva per un pixel su quella barra degli HP. Vorrebbero andare oltre, ci sono soltanto due membri dei Fnatic. Arriva White Knight, bello l'utilizzo della Q dalla distanza. Upset che prova a caitare per quanto possibile, prova a fuggire via, ma c'è la bandiera dal cielo e gli Astralis trovano l'ace. E adesso possono andare a vittoria. Gli Astralis sulla corsia inferiore, mano del barone, hanno non il drago maggiore, ma che importa, perché hanno di fronte a loro una base che è solo da fare a pezzi. Torna in vita Illisang, ma è un Rakan da solo, non c'è niente da difendere. Le ondate sono lì, i minion sono potenziati. Zanzara, stendardo di Demacia, piantato a terra. È finita. Bandiera piantata sulla luna. Astralis trovano la vittoria, la loro seconda vittoria contro i Fnatic. Boy oh boy. E parte così la giornata. Due win per gli Astralis, due win per Vex. Ok, guarda Zanzara. Zanzara è totalmente impazzito, sta fisicamente picchiando. Li abbiamo distrutti! Ah.
Ok, forse lo stage gli fa bene a Zanzara, ma a tutti gli Astralis, mamma mia quanto hanno giocato bene! È stata una gran partita, hanno punito così bene gli errori dei Fnatic, e i Fnatic da loro ne hanno commessi tanti. Fnatic molto sconnessi oggi a livello di comunicazione, dei Fnatic che hanno avuto tante occasioni per redimersi e ne hanno sfruttata nessuna. Astralis vittoriosi, gli Astralis, li abbiamo detto, gli ammazza dei. Questi sono gli Astralis dove Promise Q continua a giocare come agente segreto dei G2, perché oltre a portarsi le moto dei G2 in partita, da oggi l'occasione a dei G2 che affronteranno degli SK Gaming di superare i Fnatic. E soprattutto, se i G2 vogliono restituire il favore, se i G2 vincono, permettono agli Astralis di pareggiare i conti con gli SK Gaming sulla classifica. E sudano freddo perché dicono: oh no, adesso siamo stati affiancati, potremmo finire sul fondo. Questo sarebbe un disastro. Bravi Astralis, hanno giocato troppo bene sotto ogni punto di vista, hanno commesso anche loro degli errori, non è stato un game perfetto da parte loro, ma hanno giocato tanto bene, meglio del solito, molto meglio dei Fnatic, più che meglio del solito perché quando sei lì a schermagliare a testa bassa sulla landa, alla fine la media delle tue performance conta poco, conta quanto meglio giochi dei tuoi avversari. E oggi abbiamo visto dei Fnatic molto smarriti versus degli Astralis molto agguerriti. Ok, te la metto così, molto meglio del solito dei Fnatic. Tra l'altro. Perché questo era comunque un livello di gioco molto alto. Cioè, i Fnatic giocano sempre estremamente bene, hanno dei momenti bassi, dei momenti alti, la loro media è abbastanza alta. Questo gioco degli Astralis è stato perfetto, davvero. Dal ventesimo minuto in poi non abbiamo più visto errori. A me viene in mente il meme di Pingu, quello lì dice: io dopo 5 minuti ho detto wow, i Fnatic hanno giocato il macro perfetto in questi 5 minuti di gioco, poi il meme di Pingu e adesso non mi va più. Cioè è stato strano, perché i Fnatic erano partiti con un piano così definito per poi perdersi in un bicchiere d'acqua. Hanno regalato quelle due kill a Vex e quello già era un problema, ma avevano già ricompensato il tutto. Perché nel momento in cui hanno provato gli Astralis a fare quella cisata, hanno aspettato Xin Zhao che face checkasse nel bush sul pixel brush del fiume, hanno detto ok, è una facile kill, Xin Zhao è fragilissimo, però avevano Aphelios e Rakan subito dietro e ci sono rimasti scottati. Poi l'hanno rifatto la stessa cosa, uccidendo sì. Xin Zhao, e da lì poi hanno cominciato a prendere il controllo, perché ogni volta vedevi Ilsang che provava questi ingaggi in profondità, o questi bait in profondità, dice ah guarda vi distraggo io, tranquilli ragazzi, sopravvivo, e prima ancora di finire la frase era già stato cancellato. Il punto è che mi viene in mente quel fight sul fiume dove invece Illisang stava prendendo tempo contro due persone, ok? Mm-hmm. Dove quel fight i Fnatic l'hanno vinto proprio perché Illisang era riuscito a prendere tempo. Ma a un certo punto la partita è avanzata troppo perché Illisang potesse permettersi di farlo. Quindi penso che sia stato da parte dei Fnatic scivolare anche sulla falsa sicurezza che alcuni scenari gli avevano dato. Mettiamola semplicemente così. Qui era la prima scottatura di cui parlavi, e qui invece c'è quel fight che stavamo andando a descrivere con invece il doppio teletrasporto. Gobbe sul fiume, qui hanno giocato con l'1-2 attorno a Illisang che stava andando a chiudere, e attorno a Gobbe che era rimasto molto basso in salute. Guarda qui, la tessitura d'ombra che va in profondità, il fight si separa in due, Illisang va a zonare Gobbe e va a zonare Promise Q. Ma non è bastato in questo caso quello che poteva fare Gobbe. Qui appunto dicevamo della danza di guerra per proccare il sorvegliante. Si è salvato, tutto è bene quel che finisce bene. Ma dopo questo scenario non te lo potevi più permettere. Era questo lo scenario in cui Jinx aveva poco danno, tra virgolette, in partita. Poi Jinx ha giocato costantemente con un oggetto e mezzo in più di Aphelios. Per la build che è andata totalmente offensiva contro una build più neutra difensiva da parte di Upset. E guarda Dior qui con il flash per andare a chiudere i carry avversari. Bellissimo. Davvero, davvero bellissimo. Poi da questo momento in poi gli Astralis avevano anche il vantaggio. Questo era il momento in cui avevano preso il soul point, oltretutto, separando la mappa a metà. Questo è stato l'errore più grave di Upset. Da solo, in mid lane, senza visione attorno alla corsia. Che può suonare sciocco, dici, vabbè, sotto torre, al sicuro. No, non no, contro Jarvan Galio. No, no, mai, mai esporsi così se si è da soli. Aggiungo, qui c'è stato la nuova summoner, ormai l'abbiamo coniato, il teletrasmorto, che arriva quando arrivano questo tipo di teletrasporti e purtroppo ha condannato completamente i Fnatic. Qui a condannare i Fnatic non è stato paradossalmente neanche il barone Nashor, perché per come si è conformata poi la mappa, quel lungo fight estenuante attorno al drago, gli Astralis avevano anche chiuso attorno al drago dell'anima, non quello maggiore che vediamo adesso, la prima baron powerplay in negativo.
Ma non è quello il punto è che Jinx ha preso kill. Il punto è che Jinx, da quel momento di partita in poi, avendo preso lei le risorse, ha preso un vantaggio su Felios che non era più recuperabile. Guarda Kobe come scatta in avanti. Qua Zanzara è uscito dalla pit del drago ed era criminale come scelta, perché era ancora in vita Razork. Si aspettava che White Knight sarebbe riuscito ad abbatterlo in fretta e furia, cosa che non è stata. Questo è stato quasi azzardato da parte di Astralis, perché ok, poi hanno chiuso e hanno trovato l'ace, perché erano 4 contro 2, ma guarda la cautela con cui si avvicinano. E poi li chiudono semplicemente con un White Knight sul fianco che va a cancellare l'impatto di quel drago maggiore e va a cancellare i Fnatic dal tabellone. Una vittoria importante, vediamo che cosa hanno da dirci gli Astralis in merito. Che dovremmo avere in intervista. Bentornati in LEC con gli Astralis che riescono a trovare l'upset contro i Fnatic. Grazie mille per esserti unito a noi, PromiseQ. Vi ho visto urlare, abbracciarvi dopo la vittoria contro i Fnatic. Come ti senti? Ci sente molto bene a vincere, ovviamente. È molto bello anche vincere on stage. Penso che abbiamo... Se vinciamo on stage significa un po' di più per noi, perché si può sempre vincere partite, si possono sempre vincere partite da casa, mentre giocare on stage è una cosa che sai di fare solo qui in, in gioco professionistico, è una cosa che ci sente bene a fare. Questa era una cosa della quale gli Astralis avevano bisogno, perché parliamo un attimo dell'ultimo fight al Drake. I Fnatic hanno portato a casa il Drake, ma alla fine gli Astralis sono riusciti a trovare la base e portare a casa la vittoria. Allora, so che magari sono stati tipo 2 minuti in game, ma è sembrato un'eternità, perché è iniziato un fight, il fight si è fermato, poi ci sono stati respawn, c'è stato un altro mezzo fight, continuavano ad andare avanti e indietro, erano costanti 2v2, 3v3, Kobe era riuscito a trovare un paio di kill, è stato molto caotico, senza ombra di dubbio, ma non ho molto da dire. Ok, avranno preso il Drake, ma siamo riusciti a ucciderli, quindi... Abbiamo vinto il game perché avevamo anche l'ondata a favore bot lane. E il tuo Galio ha giocato un ruolo chiave, non solo in questo teamfight, ma nell'intera partita, nell'intero game dei Fnatic. Ed è per questo anche che hai vinto il Player of the Game, il Kia Player of the Game. Cosa puoi dirci del pick di Galio? E cosa puoi dirci delle tue performance in generale con gli Astralis che vincono contro i Rogue e i Fnatic? Stiamo giocando sempre meglio. Abbiamo avuto un inizio molto difficile all'interno di questo split, ma stiamo continuando a migliorare. C'è sempre meno pressione su di noi. E ti riempie di rabbia continuare a perdere, ma alla fine è una cosa che abbiamo canalizzato all'interno delle nostre partite, abbiamo utilizzato questa energia per iniziare a vincere. Parlando di Galio, invece, in questa partita hanno bannato Leona Nautilus, che sono due campioni con i quali sono molto a mio agio, ma avevamo già Jarvan e inoltre abbiamo deciso di impostare la combo e Galio è buono contro Rakan in corsia, quindi era un ottimo pick in questa draft. Beh, se funziona, funziona. Quindi, ultima domanda per te, PromiseQ. Con gli Astralis che trovano degli upset all'interno di questi LEC, qual è il prospetto per gli Astralis nel resto dello Spring, in tua opinione? È difficile dirsi. In alcune giornate sei tipo, oh, gli allenamenti stanno andando così male, mentre altre giornate arrivi on stage, vinci contro i Fnatic. Comunque è una cosa che mostra che c'è un livello da raggiungere. Per noi è importante continuare a raggiungere quante più vittorie possibili durante questo Spring Split. Non sono molto realistici i playoff per noi come prospettiva, ma per noi è un continuare a vincere, cercare di trovare la nostra identità come team, trovare il nostro momentum per il summer e poi ricominciare da lì. Ed è una cosa che abbiamo già fatto anche l'anno scorso. Beh, lo vedremo. Grazie mille per questa intervista e congratulazioni per la vittoria contro i Fnatic. Congratulazioni sì, perché PromiseQ, te l'ho detto già durante la partita, se già contro i Rogue ha avuto un ruolo chiave, anche oggi il suo Galio è stato uno dei cardini fondamentali per la vittoria degli Astralis, player of the game meritatissimo per lui, perché ha fatto direttore d'orchestra. Di nuovo questi tank support, questi initiator nelle sue mani, riescono ad essere quel canalizzatore
che trasforma quel carico di rabbia degli Astralis in una condizione di vittoria. E ha funzionato in maniera estremamente efficace, perché hanno capitalizzato su molti degli errori di Fnatic che hanno un po' da calmarsi, soprattutto Illisang, che mi ricorda molto più quello del 2019 che quello del 2022. Oggi sì, oggi sì. Concediamoci un po' di parole dolci prima di staccare. E purtroppo White Weevil è un pochettino che non lo si vede, ma sappiamo già da Record Track che sta facendo molto bene in Nord America insieme ad Ansama, quindi sappiamo che l'Europa sta tracciando la sua legacy anche oltre oceano. Tra l'altro, se sappiamo un'altra cosa del Nord America è che i TSM non hanno ancora vinto una singola partita dall'inizio dello split. Hanno attaccato più vittorie gli Astralis dei TSM, hanno più vittorie gli SK dei TSM. Volevo semplicemente dare questa informazione al nostro pubblico e poi possiamo andare in pausa. Signore e signori, ci prendiamo una pausa, ma subito dopo torniamo per Misfits contro XL. Fra poco.